Bene, ecco, di solito alla Fontana di Trevi cosa si fa? Vediamo chi si ricorda. Si lancia una monetina. Oh, sei un bastardo, Naka. Questo sei, questo sei. Sì, invece, non si buttano gli amici, si buttano le monetine. Ecco, e ora il desiderio. Vorrei diventare il miglior youtuber sulla faccia d'Italia. Perché no, del mondo. Esatto, della terra, allora. Ok, l'avrei detto. Ma io dico, ma tu sei proprio stupido. Ma siamo poveri e butti monete. Ma cosa fai? Siete veramente disdicevoli, ragazzi. L'etica al primo posto. Questo! Ma vai, tu e l'etica, io voglio capire perché ogni volta che sto con te succedono cose strane, veniamo rapiti, ci picchiano, no, io non lo so, ma è colpa tua! Disse quello che buttava gli amici nella Fontana di Trevi! Ah, la prossima volta sai dove andremo? A Livorno, anzi, a Pisa, sulla torre, esatto. Allora, ma siamo vicino alla fabbrica di Poppy Playtime, ok. Oh, bene. Io qui non ci voglio più tornare. Ma tranquillo, allora, dove potremmo andare? Ehi, tu! Ti ho visto bene. Sei una tigre, giusto? Beh, ci vedi ancora, nonnetto. Eh sì, purtroppo. Ma che con l'età, la cataratta. La cataratta? Ah, ecco perché ha degli occhi strani. Ma senti! Sì. Cosa c'è? Le volevo vendere un nuovissimo vaccino contro la peste. Non ho soldi, ho appena sprecato l'unico... No, non ti preoccupare. Tutto completamente gratis. L'unica cosa che devi fare è seguirmi dentro la fabbrica. È che sta girando questo virus un po' strano, simile alla peste. Ma tanto tranquillo, io sono forte, non mi succederà nulla. Non ho bisogno di questo vaccino. E poi sai come si dice, il vaccino è cattivo, giusto? Chi lo diceva? Vabbè, qualcuno lo dice. Novax, Tigrotto. Non penso sia giusto, però. Ma vabbè, ognuno ha la sua opinione. Come te. Cosa c'è? Le tigri come te, sì, ne soffrono molto di più rispetto agli esseri umani normali, come signorina qui. Ma quindi non ho capito. Vuole... Non sto capendo, quindi la tigre... Cioè, questo vaccino colpisce la tigre? Sì, molto spesso sì. Quindi colpisce molto me? Molto di più degli umani. Molto sì. Di più degli umani! Io sono una tigre, tu sei una scorreggia, tu sei un'umana! Questo è un problema. Ragazzi, credo che dovrò andare con questo dottore a farmi la siringa. Aspetta, ma lei è il dottore della Poppy Playtime Inc? No, non si preoccupi, è una copertura questa. No, questa è proprio la fabbrica di Poppy Playtime. Mi segua. Stai attento... Cosa fai? Il vaccino è importante, Naka. No, scusa. Stavo già per morire, ma scusami, dottore. Ma disattiva questi laser. Purtroppo non sono di mia proprietà. Altro che vaccino. Tra poco andavo, sai dove? Al cimitero. No, non ti preoccupare, vieni, seguimi. Io non so se fidarmi di te, dottore. Oh, cosa c'è, Giulia? Ma dove stai andando? Stiamo seguendo una persona sconosciuta che non conosciamo, non sappiamo nemmeno se è un vero dottore. Ma ora lo conosciamo, ha detto che è il dottore. Ma non funziona così, ma cosa fai? Ma come fai a fidarti della gente così? Ma l'hai vista in faccia? Vabbè, è brutto perché è vecchio. O perché è brutto. Ma che schifo, non la voglio. L'ho sfornato. Ma Tigrotto, la cosa più importante, noi siamo nella fabbrica di Poppy Playtime. Ma ti ricordi cosa è successo l'ultima volta qui? Naka, che vuoi che ti dica? Lui non è un mostro, è un dottore, si sa. Quando succede qualcosa di strano è colpa dei mostri, non dei dottori. Oppure no, ragazzi? Dottore, cosa devo fare per guarire da questo brutto trauma, da questa brutta peste? Mi deve seguire e fare una puntura insieme a me in questa stanza qua. Ma sul culo? Venga. Venite, non guardate le altre stanze, non vi dovete preoccupare. Ok, bene. Tigro. Vieni qua, no? Ha detto di non guardare le altre stanze. No, tu vieni qua. Guarda, affacciati un attimo. Cosa succede? Ma lui, guarda. Ma lo conosco! È lo Smile Cat! Quello dello zoo! Lo zoo! Quello zoo mi ricorda... È proprio lui. Guarda che brutta faccia. Tirotto, io ho brutti ricordi. È quel mostro! Ho sentito qualcuno ridere, Dottore, ma cosa state facendo? Senti, ti ho detto di seguirmi. Perché hai un mostro nella stanza a fianco? Non vi preoccupate, vecchi esperimenti ormai abbandonati. Era colpa sua. Venite. No, aspetta, perché noi siamo andati in uno zoo e c'era lo stesso identico mostro. Però l'abbiamo ammazzato, forse non era lo stesso. Davvero molto strano. Beh, allora facciamo al volo. Fammi questo vaccino così vado a casa e mi mangio una bella lasagna. Basta con queste patate. Prima beva un po' l'anestetico. Ok, l'anestesia è importante. L'ho studiato, io questo l'ho studiato. Bene. Però, stia fermo. Ma sento cose strane nel mio corpo, sarà forse l'adrenalina, la paura, l'ansia della puntura. Aspetta, ma non mi ha fatto ancora nessuna puntura.
Sì che gliela devo fare, però basta che lei stia fermo. Ah, ok, ci penso. Ok. Aia! Ma che ha fatto? Mi ha toccato il sedere, altro che puntura. No, no, il braccio, non si preoccupi. Vabbè, comunque, amici, mi sento un po' strano, sapete? Mi sento, non lo so. Sono diventato cieco! Amici! Cosa succede? Sì, dottore! Siamo qui! No, non... siamo qui, ma in che senso cieco? Aspetta, non lo so, vedo tutto scuro. Dove siamo? Siamo sempre posto? Qui, Tigro. Mi sto perdendo, ho anche la nausea. Siamo qui con te, non ti Ragazzi, preoccupare. Non mi sento tanto bene. Basta! Basta, non ce la faccio! Ma chi è? Ma sono... Tigrotto, cosa sei? Ma Tigro? Sono io? Ma chi... Non sono io! Sono diventato viola e ho un qualcosa di strano sul petto, una luna! Cosa succede? Dottore, ma cosa mi ha fatto? Che caspita lì! No, ma non prende danno! Dottore! Cosa mi nasconde? Ormai sei sotto il mio controllo. Cosa vuol dire? Quale controllo? Dottore! Mi viene da vomitare! Forse è meglio che mi sposto. Sto per vomitare. Ho bisogno del bagno. Cosa succede, dottore? Dottore! Aia! Sei soggetto del mio nuovo esperimento. Quale esperimento, dottore? Quale esperimento? L'esperimento che porterà in vita di nuovo Catnap. Ma come porterà in vita Catnap? Quel mostro! Naka, non dire che... Ma tu sei stupido, te l'avevamo detto che non dovevi Mi ricordavo qualcosa! Questa faccia, questo colore violaceo! No, dottore! Mi dica come devo fare per ritornare un essere umano! Una tigre, normale! Come posso fare, dottore? Me lo dica ora, parla! Per ritornare una piccola tigre, devi cercare non uccidere nessuno. In 24 ore. Più passa il tempo, più ti verrà voglia di uccidere. Ma è serio? Oppure... Ma scusa, mi stai prendendo in giro? Io ti ammazzo per davvero, no. No, 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 no. Se tu ucciderai qualcuno, la... È la scusa, no! Ma perché... Amici, perché mi state lasciando da solo? No, tu ci vuoi ammazzare. Io che cosa voglio fare? Tu ci vuoi ammazzare, vai via! Ma mi stavi per uccidere, ho solo 4 cuori ora, ma sei pazzo, non voglio ammazzare nessuno! Ma lei è un pazzo, dottore, ma come si permette di dire queste cose, queste stupidità, queste illazioni sul mio conto? Io sono pur sempre una tigre, cioè, ora non più, ma insomma, io non voglio ammazzare nessuno! Non ti preoccupare, col tempo ti verrà voglia. Questa risata mi preoccupa. Lui è un dottore pazzo. È uno scienziato pazzo, ecco che cos'era, non era un dottore, era uno scienziato pazzo. Aprite! Mi pare del male. È dietro la porta, non l'ho fatto apposta, non vi ucciderei mai. Dottore, lei rimanga qui, per qualsiasi cosa, o se no. Io questo, ho il macete. L'ammazzo, okay. Per davvero, altro che ammazzare la gente. Io ti sguaito praticamente, da 1 a 10 sei già morto. Allora... Tigro, che facciamo? Beh, aspettiamo, cioè, entro 24 ore dovrei tornare normale. Non ammazzerei mai nessuno. Torniamocene a casa e niente, magari ci facciamo una foto con Tigrotto versione catnap e nulla. E dimentichiamo tutto questo strano evento. ma cosa? Mi sono... ragazzi, sono... Tigro? Cosa sei? Non lo so, ma sento odore di sangue. Oh, no. Brutto, Naka, io ho paura. Giulia, scappiamo, Giulia, questo sì, c'era qualcosa che volevo dire, ma mi sono dimenticato. No, il fatto è che... Ma io chi sono? Non lo sappiamo nemmeno noi. Io sono Tigrotto, giusto, e voi siete i miei amici. Ragazzi, c'è qualcosa che non va, mi sto dimenticando chi sono e chi siete voi. Sento odore... Che cos'è questo odore? Cosa? No, è che sento un... Avete scorreggiato? No, no, Tigrotto, però stacci lontano, almeno 5 blocchi. Sento un odore di... Non sembra davvero sangue. Boh, vabbè, c'è qualcuno qui fuori. Ehi, amici? Anzi, ma chi vi conosce? Voi non siete miei amici. Tu, stai lontano con quel suo strano costume. Ma cosa ti sei messo? Oddio. Ma in realtà non è un costume, è la mia faccia. In realtà mi sono trasformato da poco, sì. Esatto. E voi chi siete? Mamma mia. Ma perché, scherzi, scusa, non ci sai proprio fare. Bro, ma hai visto quello dietro di lui armato di ascia? Ha i fiori sopra la testa. È un gnomo armato di ascia. Ma voi che cosa volete? Mandate via. Cosa? Ti stanno dando... Ti stanno causando problemi? Sì? Al mio... Al mio migliore amico Naka.
Lo stanno infastidendo? Chi è stato? Chi è stato? Perché non parlate? Che cosa vorresti tu da noi? Come hai usato abbaiare, cane di merda? Ho ucciso il cane. Il cane. Bro, scappiamo. Non lo so. Giulia, ho fatto giustizia. No, non stavi lontano. No, ma sto parlando. Ho fatto giustizia. Ho ucciso il cane di quei cattivoni che volevano fare male a Naka. Naka ha un'idea. Seguiamo quei tizi e facciamo giustizia, ammazziamo anche loro, sì. Eppure c'era qualcosa che... Non lo so, cosa succedeva se ammazzavo qualcuno? Tigrotto, non ti puoi più ritrasformare in tigre, Tigrotto, ma stati fermo! Ah, giusto, se ammazzo un essere umano, vabbè, allora posso ancora ritornare umano, perché ho ammazzato un cane, quindi non vale. Ma dove sono andati quei... bastardi? Sento, grazie al mio potere, da... catnap. Guarda... Ehi... Guarda come muovo il culetto, Naka! Guarda! Ma Tigrotto, questo non è normale, tu sei una tigre, ora sei un mostro strano. Hai sentito? Ho fatto una puzzetta. Allora, stavo parlando di odori. Parlando di odori magari anche sgradevoli. Io sento un odore molto gustoso proveniente da questa casa. Odore di sangue. Esatto. Ma non puoi mica entrare. Ma voi non lo sentite questo odore di sangue? No, non sento odore di sangue, però io non possiamo violare proprietà privata. Dove vai? Sangue. Ok. Ah, ma è casa di quei... Balzani? Siete dei Balzani? Ci vuoi ancora tu qua? Ma come ci hai trovato soprattutto? Ma come ci hai trovato? Sono venuto qui grazie al mio fiuto, esatto. Ho fiutato voi luridi Balzani e sono qui per fare giustizia, miei amici. Tigrotto, stai fermo. A metà vita, pazzo! Ok, che sono diventato più forte e grosso, ma la vita è sempre quella, la vita di una tigre. Ho capito, ma se tu li ammazzi, poi non ti puoi più ritrasformare. Beh, sarebbe un problema, però, ripeto, il sangue mi sta attirando, Naka. O forse vuoi che assaggi il tuo di sangue? No, ammazza loro. Ma cosa dici, Naka? Non ti prego, non mi vuole dare male. Fermo. Ah, vieni qua, ammazzo tutti voi. Sì, tutti. Aspetta, e se poi... Ritornerò? No, non ritornerò, sarò per sempre un mostro. Ah, Giulia, voglio ammazzare te! No, sì, prego, ammazzo Giulia! Naka, aiutami! Aiuto. Ma com'è che non morite? Avete più vita di me? Ammazzerò te, lurido capello verde! Sì, ormai è andata, diventerò un mostro per sempre! Ah, i bulli, non esistono più. Amici, ho fatto giustizia, non c'è bisogno che ammazzi più nessuno. Possiamo ritornare alla vita normale di tutti i tempi. Ah, Tigrotto, tu sì che sei uno dei cattivi. Ah, dottore, lei è quello che mi ha trasformato. E lì per lì, sai, mi ero arrabbiato. Ma lì per lì, ora, sento odore di sangue. Sì, ma adesso sei diventato tu il cattivo? Sì, ma sai che non mi dispiace. E tu, Naka, mio caro amico, e tu, Giulia, non lo so... Forse voi vi risparmierò, perché in fondo siete sempre stati miei amici. Ma tu sei veramente uno stupido, noi ti avevamo detto che non dovevi ammazzare quelle persone. Ma l'abbiamo detto che non dovevi fidarti di lui, perché adesso sei così. Ma non importa, io ora sto bene e sento odore di sangue, quindi comportatevi bene con me. Avete capito, amici? No, tu sei proprio uno stupido. Davvero, veramente. Mi hai dato dello stupido? Corri, Naka! Hai detto una parolaccia, ti ammazzo! No, basta, ho deciso... Ah, no! Ho solo due cuori, ma non importa. Riuscirò a farcela, perché io sono ormai il catnap di tutti i tempi. Oh, sono io il mostro ora. Ti ammazzo, ma anzi sei tu il mostro, perché mi hai detto che sono stupido. Giulia, addio. Lascia stare ti volevo il mio bene. Amico! Ti volevo Lascialo bene. Stare! Ero anche io tuo amico! Ma preferisci Naka? Lo hai sempre preferito, ma ora sei morta. Non esiste più la preferenza. Naka, dove va? Ti ammazzo, sì. Ah, l'ho sempre sognato, in fondo. Sì, quando dormivamo insieme, sì. Ah, ti devo ammazzare, Naka. Vieni qua, Naka, fermati. Ah, ho ucciso il mio amico Naka. Sì. Aspetta, ho ucciso? Ma cosa mi succede? Cosa ho fatto? Ho detto delle cattiverie. Mi hanno detto delle cattiverie e lo credo bene. Sono diventato un mostro. Cosa ho fatto? Sono un mostro. Dottore, è tutta colpa sua.
tutta colpa tua! Per te è finita! No! Voglio ritornare! Una tigre! Cosa? Si è preso il mio coltello! No! Dottore! No! No! Imeranza! No! Sono morto, ho ucciso tutti i miei amici! Naga, giuro, sono morto anche io, dottore! Pazzo, con pipetta, mi cattrappa! Siamo qui, tigro, siamo qui, era stato solo un brutto sogno, tranquillo. E ne prendi questi? Anche questo. Ma siete vivi? Siamo vivi? Ma sì che siamo vivi! Ma Catnap, il dottore, ma i bulli, il cane morto, tu morta, Naka morto. Io? Hai detto che sono uno stupido! Hai detto che sono uno stupido! Hai detto che... Ma non lo sei! Ragazzi, non litigate, per favore! Allora, tigro, ti spiego io. Noi siamo arrivati qua perché ti sentivamo urlare, dimenarti, e ti abbiamo trovato qua, quasi per terra stavi, e ti abbiamo svegliato. Forse stai facendo un brutto sogno. Scusa, ma noi ieri sera che film abbiamo visto prima di andare a dormire? Scream! Non vediamolo mai più!